Buongiorno a tutti. Dalla 48esima edizione del TG di Telemorano Po. Ecco i titoli: rifiuti, alluvione, scippo, ricre, corsa podistica, solidarietà. Sigla. Nei cassonetti adibiti alla raccolta di imballaggi in plastica, per intenderci quelli che si trovano in strada dal colore giallo, ricordiamo che in essi si devono introdurre solo quei rifiuti urbani rientranti nella descrizione di imballaggi in plastica. Con tale definizione si possono depositare negli appositi cassonetti tutto ciò che viene considerato imballaggio in plastica, mentre non si possono inserire altri rifiuti che, anche se in plastica, non rientrano nella categoria degli imballaggi, come ad esempio sedie, giocattoli, guanti, eccetera. In caso di dubbio, consultare gli opuscoli direttamente forniti da Cosmo e che tutti dovremmo avere, ma se il dubbio rimanesse, è meglio porli nel bidone del rifiuto indifferenziato ormai personalizzato. Inoltre, gli imballaggi devono essere ben svuotati per ottimizzare al meglio la qualità della raccolta, che è fondamentale per il riciclo. Non bisogna assolutamente depositare in questi cassonetti rifiuti liquidi, anche se contenuti in flacone di plastica, tubi da flebo e siringhe, in quanto in molti impianti di ricezione, come in quello di Cosmo SPA di Strada Roncaglia, l'attività concernente la cernita del rifiuto proveniente da imballaggi in plastica e carta viene effettuata in maniera completamente manuale e non con attrezzature automatiche. Pertanto, se non venissero rispettate certe regole, oltre a rendere il rifiuto non più recuperabile, si andrebbe a minare la sicurezza degli addetti predisposti a tale mansione. Le immagini che scorrono nei telegiornali di questi giorni ci ricordano quello che il nostro paese e la nostra gente ha già vissuto nel 1994 e nel 2000. Anche noi, come accade agli sfortunati che sono stati messi in ginocchio proprio in questi giorni, ripetevano le stesse parole di disperazione, abbattimento, rabbia e rassegnazione. Ed anche noi, allora come oggi, giungevamo le stesse e ripetute considerazioni. Ma perché non si è fatto niente per impedire tutto questo? Siamo tutti concordi nel sostenere che i soldi sarebbe meglio spenderli in prevenzione, in messa in sicurezza, in controlli, che darli come risarcimento a chi ha subito danneggiamenti, sapendo benissimo che nessun denaro potrebbe ripagare il danno morale, la paura, la morte, la perdita dell'abitazione e il dover ricominciare tutto da capo, specie se si tratta di persone non più giovani. Ebbene, se tutti concordano che bisognava farlo, perché non si procede a farlo subito? Quesito che nel nostro Stato resta sempre senza risposta, soprattutto perché le responsabilità non vengono mai a galla. Nessuno mai paga per quello che non ha realizzato secondo le regole, con il triste risultato che il costo sono vite umane. Sono ormai lontani i ricordi dei vecchi mestieri, quando i nostri nonni o bisnonni ripulivano le rive del grande fiume da legna secca, alberi caduti, rami trasportati dalla corrente, per giungere poi all'estrazione della ghiaia per edilizia, mantenendo in questo modo il letto del fiume pulito. Non erano dotati di computer, smartphone, larga banda, il mondo informatico non esisteva, ma sapevano benissimo che questi interventi erano necessari per la sicurezza. Ora, in questo mondo altamente tecnologico, ma oseremmo dire soprattutto burocratico, nessuno può permettersi lontanamente di eseguire tali operazioni quasi scontate, pena multe salate, da un lato per non essere considerati ambientalisti e dall'altro per violare il divieto di entrare in zone protette. Ma il risultato finale qual è? Vedere il legname non raccolto depositato contro i piloni dei ponti, ostruendo così il flusso della corrente, o il formarsi di vaste isole di ghiaia e sabbia, su cui cresce vegetazione che alla prima piena formerà intralcio ed ostacolo al decorso del fiume.
Ora giustifichiamo questi tragici eventi, purtroppo sempre più frequenti, sostenendo che le piogge sono di tipo torrenziale rispetto al passato, le cosiddette bombe d'acqua. Però dovremmo anche farci dei mea culpa e ripetere che la pulizia dei corsi d'acqua forse ci fornirebbe una tutela e salvaguardia maggiore per non incorrere in quei danni e tragedie così tanto gravi. Come le immagini che siamo abituati a vedere nei film, anche a Morano è avvenuto uno scippo ai danni della malcapitata nostra compaesana Silvana Bertana. Venerdì 14 novembre scorso, nel tardo pomeriggio, al ritorno da una visita al cimitero, in compagnia delle sue amiche, la signora Bertana aveva notato una Lancia Y, modello vecchio, di colore verde, occupata da due individui dall'aspetto poco rassicurante, i quali, alla vista di un gruppo così folto di persone, si era allontanata per poi ricomparire in Strada Nuova, a pochi passi dall'abitazione della signora Silvana, che nel frattempo aveva lasciato le sue amiche. I loschi individui, dopo aver fermato la signora con la scusa di conoscere l'esatta direzione per Casale Monferrato, hanno proseguito con l'auto per un tratto di strada, dopodiché hanno fatto inversione di marcia per sopraggiungere alle spalle della signora Bertana, che nel frattempo era giunta a pochi passi dalla sua abitazione. Mentre uno portava l'auto al fianco della signora, l'altro si sporgeva letteralmente dal finestrino e senza fermarsi prendeva la borsetta che la signora stessa aveva appoggiato sul cestello del suo deambulatore, costretta ad utilizzare a seguito di un grave incidente accaduto alcuni anni fa. La brutta sorpresa, la paura e lo sbalordimento sono stati tali da rimanere immobile per alcuni secondi, sufficienti perché l'auto si allontanasse e rendesse non più visibile il numero di targa, ammesso che questo fosse il risultato utile per le indagini. Questo è uno dei purtroppo tanti episodi che induce a farci riflettere quanto la malavita, la disoccupazione e le gravi difficoltà in cui versa il nostro Stato estendano i loro confini anche nei paesi come il nostro. Realtà queste che fino a 10 o 15 anni fa erano oasi di tranquillità e pace, ma quello che più preoccupa e sconcerta sono i bersagli scelti da tali individui, la maggior parte dei casi anziani e persone con problemi fisici, in modo che il furto, il borseggio, la truffa o il colpo in generale abbia gioco facile con alta possibilità di riuscita. Quando Don Taddeo chiama, il solito gruppo di volontari si mobilita e gli ostacoli cadono come birilli. Questa è la filosofia che da sempre accompagna le scelte di chi si impegna seriamente per le problematiche in generale ed in questo caso della parrocchia, che è poi la casa di tutti. Dopo la riapertura dell'edificio parrocchiale è stata la volta del restyling del ricreatorio, importante centro di aggregazione multifunzionale per ragazzi, giovani, adulti, famiglie, attività ricreative, culturali e sociali. In pochi giorni il salone del caro vecchio Ricre è stato parzialmente tinteggiato, grazie alla mobilitazione ed al solerte lavoro di alcune persone, chiaramente sollecitate e incentivate dal giovane parroco. Sabato 22 novembre ha avuto luogo il primo appuntamento, di cui parleremo in seguito. Il 14 dicembre si svolgerà il tradizionale pranzo degli anziani, il 21 dicembre uno spettacolo teatrale e a seguire il gran cenone di fine anno e altri appuntamenti in via di definizione. Con questa nuova performance, dopo il rifacimento dell'impianto di riscaldamento portato a termine da Don Umberto, purtroppo bisogna sottolinearlo, non adatto a rappresentazioni teatrali, e il riadattamento del salone che si sta compiendo, si darà nuova linfa a Ricre, pronto ad accogliere e sensibilizzare sempre più occasioni di aggregazione e di incontri per tutti coloro che desiderano ritrovarsi in un luogo che oltre ad essere un patrimonio locale si dimostra anche accogliente e familiare. In merito alle strutture parrocchiali, riteniamo sia inutile rivangare vecchie polemiche da paese e pensare al passato. Parole se ne sono già spese molte e questa strada non ci porterebbe a nulla di concreto.
meglio sarebbe riflettere sul futuro e concentrare tutte le nostre energie per ridare alla nostra struttura una nuova vita che è sinonimo di futuro e vitalità per i moranesi. Sabato 22 scorso, come già annunciato prima, presso il Salone Ricre si è svolta una serata culinaria a base di polenta che è stata servita in più maniere come spezzatino, salsiccia e gorgonzola. Il menù è stato completato dai dolci preparati da esperte volontarie improvvisate pasticcere che con cura si sono sbizzarrite dando forma a diverse varietà di torte. La serata organizzata dal nuovo parroco Don Taddeo ha incontrato la collaborazione di un gruppo di volontari guidati dall'instancabile Umberto che ha portato allegria al centinaio di persone presenti. Il buon esito della festa è un punto di partenza per altre iniziative già abbozzate che tocca diversi temi dal culinario al divertimento passando per il gioco ed il passatempo. Quindi non ci resta che aspettare di conoscere le diverse sorprese. Domenica 23 novembre si è svolta la corsa podistica organizzata dalla Chintana di Morano Po e dall'Aves di Casale Monferrato e denominata Trofeo Edoardo Donà e Michele Podda. È stato un successo sia per la quantità di podisti presenti, ben 145 tra competitivi e non, e sia per il valore di alcuni atleti partecipanti. La gara si svolgeva su un circuito di 8,5 km per la quasi totalità sterrato ed è stata vinta da Stefano Velatta dell'AS Galianico 74 con il tempo di 28 minuti e 46 secondi, mentre la prima donna classificata è stata Elisabeth Garcia della Sange Running con il tempo di 35 minuti e 16 secondi. Mentre i due atleti moranesi che hanno concluso brillantemente la corsa sono nell'ordine Giovanni Vercellino e Luigi Gavinelli. L'incasso della gara è stato devoluto all'Hospice di Casale Monferrato. Ricordiamo inoltre che la gara di domenica era l'ultima prova valevole per il campionato provinciale AICS, che ha assegnato il titolo di campione provinciale 2014 a Simone Canepa dell'Aves di Casale ed ad Ilaria Bergaglio della Solvè. Appuntamento dunque al prossimo anno. La compagnia teatrale I Senza Vergogna di Morano Po, in occasione dello spettacolo teatrale che sabato 15 novembre scorso ha portato in scena presso il Teatro Comunale di Valmacca, gentilmente messo a loro disposizione dal sindaco Gianni Boselli, ha raccolto la cifra di euro 220. Sensibile e vicina al difficile operato che la struttura hospice costantemente svolge presso l'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, detta compagnia ha devoluto l'intero incasso a questo particolare luogo di cura, tanto indispensabile ai malati terminali. Domenica 14 dicembre prossimo si svolgerà il pranzo degli anziani, con il quale l'amministrazione comunale di Morano intende rivolgere gli auguri appunto agli anziani del paese. In occasione il parroco Don Taddeo celebrerà, oltre alla Santa Messa delle 9.30 come da calendario domenicale, una Santa Messa alle 11.30, rivolta soprattutto ai partecipanti alla festa che inizierà alle ore 12.30 presso il Salone Ricre. Chi volesse aderire deve recarsi presso gli uffici comunali e registrare la propria prenotazione. Il costo è di 15 euro e il pranzo sarà garantito dallo stesso servizio catering dello scorso anno. Da sabato prossimo, 29 novembre, presso la parrocchia è aperta la distribuzione dei calendari parrocchiali in cui sono riportate immagini riguardanti avvenimenti e scorci del nostro paese. Il calendario può essere conseguito con un'offerta minima di 5 euro. Il ricavato andrà a finanziare i lavori di ristrutturazione dei locali parrocchiali ed in modo particolare i saloni e le strutture del ricreatorio. Prima di chiudere, a nome di tutta la redazione di Tele Morano Po, esprimo i più sinceri, i più veri auguri alla nostra conduttrice, perché alcuni giorni fa anche lei è entrata nel grande mondo degli Alta. Ecco un dolce pensiero da tutti noi. Non sapevo niente.
Non so cosa dire, grazie. Con questo è tutto, dalla sbigottita Irina, da Valerio, e un arrivederci alla prossima edizione. Ciao.